try to kill me when I fought back. I cracked the skulls with a baseball bat. The justice will never make this right. I need to run and stay out of sight. And the choice, it was me or them. Now for a lifetime I'm condemned. I have to forget my old set way of life. I go to prison or die by the knife. Time is running short. I go on foot as my last resort. Running harder, faster than before, until my legs and feet are sore. Life will never be what it was. My mind is shaking, 'cause now my future's crashing down on me. They try to kill me when I fought back. I cracked the skulls with a baseball bat. Justice will never make this right. I need to run and stay out of sight. And the choice, it was me or them. Now for a lifetime I'm condemned. I have to forget my old set way of life. I'll go to prison or die by the knife. What the hell did you just do? Or die by the knife.
Ed eccoci tornati in diretta per il campionato di Formula 3 Junior and Senior Championship qui in Cabina di Commento Alessio Raggioli e al mio fianco c'è Alessandro Farina. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al Singapore Street Circuit. Bellissima, bellissima pista, questa sera si corre con il giorno rispetto alla Formula 1, corriamo in, appunto con il sole. Questa pista molto tecnica, come sempre, è una pista appunto anche bellissima per le Formula, infatti la troviamo da molti anni in Formula 1, è stata proposta anche in questo campionato bellissimo di Formula 3, quando vediamo già un giro veloce, un giro veloce farlocco, 3 minuti e 8, eccolo qua, forse questo è quello buono, no, neanche questo, Mirko Mancini 2.53. Ricordiamo che si stanno giocando il titolo Mancini, Bettini, e Romagnoli si stanno giocando appunto il titolo, forse anche Roberto Ricci, da rivedere la classifica, non so se tu ce l'hai sotto mano anche di Tommaso, perché di Tommaso, il primo, esatto, al momento è Mancini con 29 punti di vantaggio, per cui proprio su Bettini, quindi sì, ha un bel distacco, ma gli altri sono subito lì con Di Tommaso a meno 16 da Bettini e meno 13, poi c'è un bel distacco dietro, ma gli altri Romagnoli lì con Di Tommaso a meno 52 punti, quindi la vedo un po' infattibile, se non già fuori, visto che mancano dopo questa gara altre due gare. Esatto, quindi manca poco questa... mancano tre gare contando questa e adesso... Questa gara può essere, non dico decisiva, ma potrebbe dirci qualcosa sul campionato, che se Mancini dovesse arrivare comunque in zona podio avrebbe quei 29 punti ancora di vantaggio su Giulio Bettini, può succedere ancora di tutto giustamente in campionato, però questa gara può essere già un ottimo indice di studio per il campionato. Eh sì, ricordiamo che questo è un circuito cittadino che è situato a Marina Bay, proprio in Singapore, ovviamente proprio come si chiama la pista, ed è un circuito comunque poco lungo, cioè nel senso 5 km, non è lunghissimo, ma è molto interessante per via di quei rettilini là, che sono quelli che vengono percorsi nella curva 1, nella curva 7, nella curva 14, che offrono anche delle staccate molto molto importanti, che probabilmente in cui vedremo maggiori sorpassi proprio in queste tre curve, però la pista comunque ci offre altre due zone DRS oltre a queste tre staccatone, la una che porta dal rettilineo di 832 metri che va dalla curva 5 alla curva 7 e poi quella sul breve rettilineo principale, quella del traguardo, quindi questi qua sono i principali punti dove potremo vedere delle lotte. E ricordiamo anche che il circuito è stato inaugurato nel 2008, quindi non è neanche tanto vecchio, è abbastanza recente, quindi sono abbastanza sicuro che ci offrirà delle belle battaglie come le abbiamo già viste in questo campionato. È una pista che ti piace, Alessandro? Diciamo di sì, però i muretti lì esterni sono un po' pericolosi, se vogliamo dirla tutta, soprattutto in bagarre. Magari rischi un po' in uscita, è facile girarsi anche, quindi mi piace ma non troppo, mettiamola così. Abbiamo anche i tempi siglati in prova libera, Giulio Bettini è stato nuovamente il più veloce in prova libera, è riuscito a siglare un 54, adesso non ricordo di preciso, non so se tu hai i riferimenti precisi, intanto Giulio Bettini è già 3 decimi sotto, rischia di già scendere sotto il 55, penso sia allora stato... Tra i pochi, il sì, giro più veloce di Bettini è stato un 54.497, quindi è quasi un secondo sopra al momento, quindi c'è un bel margine di miglioramento. E il secondo è stato Di Tommaso. Il secondo è Di Tommaso con 55.151, quindi in realtà lui è, cioè diciamo che forse l'unico che potrebbe andare sotto 55, attenzione, è forse Bettini o qualcuno che si è tenuto nascosto. Questo è un gran giro per Bettini ed è un 54.727. Per lui, pole position virtuale a 13 minuti dalla fine. Giardinetto si è messo lui vicino a Giulio Bettini in prima fila con un onesto 55.4.
Mancini è in terza posizione, Di Tommaso è quarto. Quindi Giulio Bettini, il vicentino, è l'unico pilota ad essere sceso sotto il muro dei 55 qui a Singapore con la Formula 3. È un pilota a cui le Formula veramente si esalta con questo tipo di vettura. Eh sì, decisamente. Però possiamo vedere anche gli altri, perché cioè, sono curioso di vedere se qualcuno riuscirà ad eguagliare o almeno avvicinarsi al tempo di Bettini, che per il momento sembra dominare abbastanza, però non lo so, manca ancora tanto, molti non hanno ancora girato, quindi c'è ancora margine di tempo per migliorare e per far vedere quello che possono fare. Buon pilota anche di questo campionato che abbiamo scoperto è Daniele Passardi, che si trova in ottava posizione e ha fatto una grandissima bagarre al Mugello, quasi rischiava di andare a podio in quella gara, ed è un pilota che è sempre nella top 10, sicuramente se la può giocare con, se la gioca sicuramente con quasi tutta la griglia per quell'ottava, settima posizione, ma secondo me può fare anche di meglio. Infatti si trova in ottava posizione, mentre Paolo Bettini è in settima, Ricci, che è partito benissimo in campionato, poi la solita sfortuna per il pilota del Trentino Alto Adige lo riporta un po' indietro in classifica, attualmente è sesto con un 56,7. I tempi sono ancora alti, Mancini si migliora subito, vediamo che tempo ha siglato. Speriamo che sia vicino al Giulio Bettini, al 55,2. Sì, relativamente buono, contando Bettini che veramente qualifica, è uno dei piloti più forti in assoluto che ho mai visto su tutte le competizioni. Anche se Mancini, ci ricordiamo, era qualcosa di imprendibile, qualcosa di inumano al Mugello. Era la sua pista il Mugello, assolutamente. Invece le altre magari non ha fatto così tanta la differenza, anche se comunque l'ha fatta, perché un paio di gare se le ha vinte e comunque sempre andato forte. Bene per Bettini per il momento, visto che è importante partire in prima posizione, visto che deve proprio recuperare su Mancini che al momento è dietro, quindi se ha quel mezzo secondo anche nel passo gara fa solo bene, cioè sicuramente ne è molto felice Bettini se sarà così. 12 piloti hanno seguito il tempo, manca alcuni piloti ancora all'appello. Ecco qua, è arrivato Banchi in 12ª posizione con un 2-2, addirittura distaccato di 8 secondi dal primo. Però bisogna anche dire che Bettini sta staccando di mezzo secondo il secondo. È una cosa che, almeno vedere Mancini in seconda posizione staccato così tanto, è un po' anomalo. Vediamo Giardinetto adesso che sta affrontando la curva forse più complessa del circuito, questo uncinetto, intanto si ferma in mezzo alla pista, ha toccato il muro. È una delle piste, una pista veramente complessa a livello di, anche a livello di gara. Ricordo che ho fatto con Team Passione Corse una gara endurance di 45 minuti qua e fu veramente tosta, Alessandro. Non immagino anche con la foto. Ci credo assolutamente, perché comunque sono tante curve lente comunque, quindi devi girare tanto il volante, risterzarlo, sì. Staccate forti, la butti dentro, e comunque sì, fai effettivamente fatica, e ricordiamo che comunque sono due gare, quindi gara classica tra virgolette e poi una sprint, quindi mi raccomando non scappate. Non scappate, e tra l'altro non vorrei dire una cavolata, ma questo dovrebbe essere il circuito in cui si effettuano più cambi di marce in tutto il calendario, quindi a livello anche di stress per i piloti si effettuano tantissimi cambi di marcia e bisogna veramente stare concentrati dall'inizio alla fine. Eh sì, ci chiedono pronostici dalla chat. Beh, io guarda, non so se vorrei gufarla, ma diciamo che i pronostici lì in generale sono comunque Bottini e Mancini e Giardinetto e Ricci. Diciamo i primi 5 sono quelli che probabilmente hanno il passo per fare un po' la differenza su tutti, e probabilmente i primi 2 hanno quel qualcosina in più, come ci hanno dimostrato in tutte le gare. Possiamo fare i sondaggi oggi? Chat? Sara? Facci sapere, perché sennò non c'è un po' di sondaggi. Andiamo al sondaggio su chi fa la pole.
e il sondaggio sulla livrea più bella del campionato, che l'abbiamo proposto, mi pare, a Mugello. Lo riproponiamo perché non mi ricordo chi ha vinto. Sicuramente sono molto belle le livree della Carloni Racing, anche quella che stiamo inquadrando di Giulio Bettini, e anche quella di Passione Corsa. Molto poi c'era bello. Anche quella di Banchi, che mi ricordo che era molto particolare, mica era rossa, fiamme giganti. Ma l'inferno, la temprata. Beh, comunque ha un suo stile, ecco, si differenzia. Vediamo Giulio Bettini che tra poco taglierà il traguardo, ultime curve nel terzo settore, quasi va sotto il ponte e rientra in box. Quindi niente da fare. 7 minuti. 54 al termine. Mirko Mancini attualmente in seconda posizione, è alto il suo tempo, forse si sta per rilanciare. Per ora comunque sì, è il pilota più vicino alla pole position con 55.221. Si sta lanciando, facciamo un giro. Sì, questa pista è forse una delle più lunghe che abbiamo anche in campionato, perché comunque sui due minuti sono tanti, bella lunga, per cui sì, anche se, cioè, se sbagli un giro, diciamo che sei un po' fregato, perché non perdi un minuto ma ne perdi due, se non di più, per cui anche trovarti qualcuno davanti nel giro buono è un problema su questa pista, non è facile gestirla. Vediamo se abbiamo un intertempo, 33.286 da battere, 50 millesimi sopra, penso il suo tempo, però si riferisce al giro veloce. Chiedo conferma alla regia perché me lo scordo sempre. Che rischio, l'ha persa? Effettivamente non è facile. Quasi un muretto qua. Mirko Mancini sta andando al limite, giustamente, per andare a prendere quel tempo fenomenale di Giulio Bettini, che attualmente in pole position deve cercare di recuperare punti contro il suo diretto rivale, che è appunto in seconda posizione. Ricordiamo poi gara 2, griglia invertita dei primi 6, e anche lì abbiamo visto che può succedere di tutto. Beh dai, comunque in questa pista non penso ci siano troppi problemi in curva 1, diciamo nelle prime 3 curve, perché comunque è abbastanza scorrevole, non è una 90 gradi come in altre piste, quindi forse non è così tanto complicata. Diciamo che fino ad arrivare alla curva 3, poi una volta arrivati alla curva 3, che c'è un, diciamo, piccolo rettilineo, anche se in realtà sono due curve molto veloci, si dovrebbe andare via abbastanza lisci. Bisogna passare, diciamo, alle prime due curve indenni. Vediamo come chiude Mirko Mancini, ma penso sia alto il suo tempo. E infatti è un 55-1, ma si sta rilanciando. Giardinetto ha guadagnato la terza posizione e si dimostra il pilota, dopo Mancini, più veloce della Bilsim Carloni Racing. Di Tommaso in quarta posizione, deve recuperare qualcosina, anche perché lui è in terza posizione in campionato e dovrà difendere appunto contro Giardinetto. Io ricordo a chi ci sta seguendo che c'è sondaggio intanto per chi farà la pole position, quindi votate, vedete un po' votate. Dicono di dire a Passardi di non guidare da ubriachi, Passardi in pole. Gli abbiamo detto belle parole a Passardi, andava forte, quindi vediamo se ne ha così tanto per battere Giulio Bettini in questo momento, almeno in questa qualifica. È un po' per il momento mi sembrano tutti un po' in difficoltà rispetto a poi me. Non lo vedo più Passardi, dov'è? Neanche io lo vedo più. Prima c'era. È scomparso dalla classifica, non so se è un errore di regia o se è proprio uscito. No, forse è uscito, ma speriamo riesca a rientrare. Ricci bloccato sul 55.8, però in realtà è vicino a Mirko Romagnoli. Distaccato di soli 12 millesimi. Quindi ci sarà anche bella bagarre per la quinta posizione. Ma quanto alto il distacco. Mancini si è migliorato di poco, 55-1. Ma rimane bloccato lì con il tempo. Giulio Bettini ha fatto un 54-7. Sembra per ora imprendibile. Pilota della Ragioni Racing. Ci sarà grande bagarre sicuramente per il podio. Mancini, Giardinetto e Di Tommaso sono distaccati di veramente pochi decimi.
Stavo guardando adesso se devo Ma 5-0 passarmi. intanto Mancini, sta andando al limite. Ha fatto comunque un gran tempo Mirko Mancini, eh. Mamma mia, 55-0 fa abbastanza impressione rispetto a tutti gli altri, visto che rifila 5 decimi al terzo. Tanto Quindi. l'89% ha votato Giulio Bettini, hanno votato anche Mirko Mancini, però per ora sembra essere Giulio Bettini. Vediamo, adesso è lanciato per probabilmente il suo penultimo tentativo. Vediamo se si migliora. È sotto un decimo, signore, sotto un decimo nel primo settore. Clamoroso. Vediamo se riuscirà a portare avanti e penso anche a consolidare la pole position perché vedo che dietro sono praticamente al limite, però Mancini può ancora migliorarsi sicuramente. Chissà se riuscirà a sfondare quel muro del 55 anche per una questione di morale sua. Può farcela sicuramente il pilota della Carloni Racing. Giulio Bettini adesso sta per affrontare questo uncinetto, lo chiamo io così, curva veramente complessa. Difficile anche perdere il retrotreno lì. In frenata, si stacca 100 metri qui molto forte, vediamo 11 millesimi sopra al suo tempo, quindi ha perso ciò che aveva guadagnato nel primo settore, quindi si giocherà tutto nel suo terzo settore, vediamo se riuscirà a fare ancora meglio di quanto ha già fatto nel giro che gli vale la pole position, ma mancano 2 minuti ancora al termine, chissà se anche Giardinetto può migliorare quel tempo. Io penso di sì, diciamo che Bettini vuole fare le cose fatte bene, cioè non vuole accontentarsi di rifilare 3 decimi, ma vuole andare sul mezzo secondo, secondo me. Sfrutta tutta la pista, forse anche troppo. E infatti gli dà taglio. Deve continuare, deve rilanciarsi. Mirko Mancini invece è sopra ancora al suo tempo. In realtà, sopra il tempo di Bettini. Quello dovrebbe essere il riferimento di Bettini. E rimane sempre a 3 decimi. Quindi Mancini deve veramente tirare fuori un limite che forse non ha, ma deve provarci. No, Ultimo no. tentativo per lui. Potrebbe accontentarsi di questa, tra virgolette, seconda posizione, che comunque è un ottimo punto di partenza. Kevin Taddei sbuca dal nulla, quarta posizione per lui, si infila tra Giardinetto e Di Tommaso, il pilota giovane. Intanto c'è una vettura che è uscita fuori, la vedo ferma, ecco qua Di Tommaso che si sta lanciando, si è lanciato in realtà. Ottimo tempo per il pilota Taddei che adesso va fuori, penso si accontenterà di quel 55,7. Rimane comunque a 1 secondo dal suo compagno Giulio Bettini. Sì, sono vicinissimi Taddei e Di Tommaso, cioè dovrebbero essere circa 40 millesimi che li separano l'uno dall'altro, quindi deve stare attento perché potrebbe perdere questa posizione abbastanza, tra virgolette, facilmente. Giardinetto va Mamma. lungo. E infatti penso che abbia alzato il piede Mancini, ancora 3 decimi. Comunque che passo a Mancini. Sta facendo giri comunque fissi sul 55-0. Da tenere d'occhio lui per la gara. Sicuramente si divertiranno lui e Bettini, ma penso anche Giardinetto. Chissà se Mancini scapperà dal Giardinetto o rimarranno così, distaccati tutti di 3 decimi. Finisce la qualifica. Bettini non penso si sia migliorato perché rimane così, però ancora in pista probabilmente. E infatti è in pista, vediamo. È nel terzo settore, non abbiamo il riferimento del Delta. Mancini però non dovrebbe impensierirlo per la pole, sono tutte box dietro. Paolo Bettini si migliora, guadagna l'ottava posizione su Passardi che per fortuna è tornato. Giulio Bettini, vediamo se riuscirà a migliorarsi e a distruggere qualsiasi record, o comunque rimarrà in pole se Mancini non fa un miracolo. Rientra in box Bettini, rientra in box anche Mancini dietro. Allora è la quarta pole position per Giulio Bettini in campionato, la terza, scusate, la terza pole position per lui, Pazzesco. secondo Mancini. Oggi ho paura che sia davvero imprendibile per tutti. Cioè, non lo so, speriamo che Mancini parta bene, si metta subito davanti e lo ostacoli il più possibile, perché se ha davvero questo passo di mezzo secondo, con 55-0 di passo che gli altri lo fanno in qualifica, non ce n'è per nessuno. Però ti posso dire che Mancini
può giocarsela di strategia, arrivare secondo, più che magari tentare qualche duello con Bettini. Comunque, arrivando secondo, va a riparare i danni e poi c'è sempre gara 2 che se la può giocare perché gli parte davanti. Quello è vero, quindi effettivamente sì, potrebbe fare questa cosa. Speriamo che appunto noi ci facciano divertire con qualche bagarre, ovviamente. Non vogliamo vedere una gara monotona, vogliamo le scintille già da gara 1. Super spot, torniamo su. Ed eccoci ricollegati tra pochissimo la gara che tutti stavamo aspettando, che tutti aspettiamo. Non vediamo l'ora di vedere questo scontro tra titani, Bettini, Mancini, Romagnoli, Giardinetto, Ricci, Taddei, sono tutti lì. Starting grid, vai Alessandro, tutta tua. Allora, in prima posizione c'è Giulio Bettini, poi abbiamo Mancini e mio Dio, non riesco a vederla. Giardinetto, Francesco Giardinetto, Giardinetto, Taddei. giusto? Vedi? Poi Taddei, Felix Di Tommaso, Roberto Ricci, Mirko Romagnoli, Ricci, scusate, in effetti anch'io vedo male. Passardi, nona, decimo Siculo, undicesimo Chiaramonte, dodicesimo Marco Matto e in tredicesima posizione troviamo Francesco Banchi, quattordicesimo Limongi, chiude Di Domenico. Ah, un tempo un po' altino, poteva fare di meglio il pilota che ricordiamo con questa vettura ha portato a casa una vittoria l'anno scorso al Salzburging, si dice così, in gara 2.
Salzburgring è una delle piste austriache vicino al Red Bull Ring. Per chi non la conoscesse, è una pista veramente da schizzati mentali. Chi l'ha creata è veramente un pazzo sclerato. Però è stata divertente, molto pericolosa, però divertente da vedere, da commentare e da guidare. Ringrazio sì. Tutti i telespettatori che ci state seguendo. Beh, vedo che siete tutti carichi, siete sicuramente curiosi della partenza qua a Singapore. Alessandro, quanto è fondamentale la partenza a Singapore? Ma io direi che è comunque molto fondamentale come in tutte le altre piste, ma forse qui il recupero è più facile di altre gare, perché comunque abbiamo tanta scia con questi rettilini, questi curvoni veloci che aiutano molto i piloti. Poi le zone DRS, che sono due, con delle staccate belle pronunciate, facilitano secondo me i sorpassi qui. Quindi magari partire male non è così un problema come in altre gare, e speriamo che quelle tre safety car che vedo là in fondo stiano lì nei box. Speriamo assolutamente, ma già l'hai guffata, perché è entrata quasi sempre in campionato la safety car. Speriamo non entri, anche se la percentuale di ingresso è veramente alta anche nella storia. Questo ce lo insegna. 10 secondi all'inizio della gara che stiamo aspettando, con Bettini in prima posizione. Pole position, prima curva a sinistra, si stanno per spegnere le luci adesso e si parte qui a Singapore per il quarto round. Punti partiti molto bene, parte molto bene dietro anche Giardinetto, che cerca di avvicinarsi il più possibile alla vettura davanti, che è di Taddei. Ha preso la posizione Mancini su Bettini con una partenza strabiliante, mentre dietro c'è il tentativo di sorpasso di Taddei che va a buon fine. Bettini ha perso la leadership su Mancini, ma è subito in scia. Questa è la gara che volevamo vedere. Mancini partito a razzo. Qua segno anche di un'esperienza che ha alle spalle importantissima. Attenzione, Bettini prova. Questo duello è fondamentale per la leadership del campionato. Bettini, Mancini lo accompagna all'esterno. Quando ripassa ancora Bettini, che partenza! Che partenza di Mirko Mancini, strabiliante. Dietro c'è Giardinetto, quarto Taddei. Quinto Romagnoli. E sesto Felice Tommaso, che ha perso un paio di posizioni in partenza. Attenzione, perché Bettini sulla carta ha dato 3 decimi in qualifica a Mancini. Sembra averne di più, però qua a Singapore non si passa molto facilmente. È più veloce, è un animale da guerra Bettini. Attenzione, vuole adesso riprendere la scia, ma dietro sono tutti in scia. Mancini deve cercare di scrollarselo di dosso e di scappare via. Questa è una buona zona, potrebbe sfruttare subito il DRS, vediamo. O comunque la scia, vediamo se ha la possibilità già di avvicinarsi. Ma anche gli altri stanno tenendo bene comunque il passo, Giardinetto non molla. Sì, cioè in realtà sono tutti incollati ancora, quindi è stata una partenza praticamente alla pari per tutti i piloti. Bello vedere i piloti così attaccati qua a Singapore, e il distacco potrebbe rimanere tale se Mancini rimane davanti, perché sta bloccando un po' Giulio Bettini, ma comunque se è un po' scrollato di dosso. Intanto qua dietro Pastardi ha perso un po' di posizione allo start. Intanto giro veloce per Mirko Mancini, 2.006, ma no, Bettini è lì. Attenzione, di stare lì, ma fa fatica Bettini in realtà. Da sorpassarlo non è così semplice, anche se ci sono quei due momenti, diciamo, quelle due zone con lungo rettilini, non è così facile passare come sospettavo. In realtà Ricci intanto partenza abbastanza complicata in settima posizione, speriamo sì, che riesca a rimontare. È rimasto lì, intanto va un po' largo Mancini, va largo anche Bettini a ruota, sembra essere un po' più veloce nel secondo settore, in questo tratto si avvicina di più. Forse era qui che faceva la differenza rispetto al pilota romano. Vediamo, si fa vedere agli specchietti, si sposta a sinistra, poi ritorna in traiettoria ideale. Per Mancini sarà veramente una sudata a portarla a casa davanti, ma c'è anche il pit stop, ricordiamo, obbligatorio, quindi si può giocare anche di questo, di astuzia, di strategia sul rivale. Dietro Giardinetto rimane a 6 decimi, quindi rimane in scia del pilota Bettini. Anche Taddei grande passo di Tommaso, ha perso la posizione su Romagnoli,
e dovrà rifarsi per riprendersela in pista. Non sarà fa- attenzione, dov'è Romagnoli? Ah no, qualcuno, ah no, no, scusate, scusate, ho visto un cambiamento, no, 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 è lì, non è scappato, lì. Ho visto un cambiamento, in realtà è rimasto tutto uguale. Salta sul cordolo Giulio Bettini, cercare di prendere quei metri che lo distaccano, ma ricordiamo non c'è il DRS in questo campionato, quindi bisogna prendersi il sorpasso. Intanto qua duello in casa, Ricci, Paolo Bettini si prende la posizione, Roberto, anche se Paolo Bettini non gliela fa facile, intanto rientra in box, probabilmente rientra Ricci, tattica diversa per il pilota, Ricci, anche Di Tommaso, Romagnoli ai pit, forse hanno fatto bene, Alessandro. Potrebbe essere una buona strategia, abbiamo visto come nelle scorse gare ci sono stati questi cambiamenti che effettivamente hanno portato qualcuno ad arrivare sul podio. In realtà penso che non abbia mai vinto nessuno che è andato in box subito e poi si è uscito e si è riuscito a rimanere davanti, se non ricordo male. No, però un eventuale safety car che stranamente non è entrata, perché i piloti sono stati veramente corretti. Forse questa è stata la partenza più pulita in assoluto, bravi tutti. È difficile vedere una partenza così pulita in Formula 3, e devo dire appunto che non è entrata la safety car, hanno provato la strategia diversa i piloti che forse erano più bloccati nel traffico, ovvero Ricci, Romagnoli e Di Tommaso. Secondo me hanno fatto bene ad azzardare, perché se dovesse entrare una safety car sono super avvantaggiati. Intanto c'è Limongi che perde un po' di posizione, forse si è girato. Limongi, dove sono i supporter di Limongi in chat? Vedo che siete comunque molto attivi, per adesso molto corretti, come dice Walter Gallo. Eh sì. Mamma mia, ma purtroppo non abbiamo campionati su PS4, Karting Boy, siamo su PC. Dicevi? Dicendo che Bettini comunque, Paolo, sta facendo più fatica di come pensavamo, perché non so se è Mancini che sta facendo un capolavoro o se è Bettini che magari si sta tenendo lui tranquillo. Beh, ti posso dire che sorpassare, rimanere in scia qua è veramente difficile, quindi Giulio, anche se ne ha un po' di più, poi andare a prendersi il sorpasso non è facile. Devo dire che Mancini anche si vede, ha tanta esperienza, intanto giro veloce per Mancini, proprio lui, quindi come ben notate è un secondo sopra il tempo della qualifica con carico di benzina, ha un grande passo Mancini, ha un grande passo. Bettini rimane lì, lo sta studiando, e per ora vedremo una gara tattica. Però che partenza di Mancini allo start, veramente da gran pilota. Ha sbagliato, però attenzione, questo è di domenica, attenzione, prova l'incrocio subito, potrebbe sfruttare questo piccolo errore di Mancini per prendere la posizione. Questo è amato su Di Domenico, che dall'ultima posizione è risalito fino all'ottava, quindi che partenza di Di Domenico. Ma Marco Amato invece, anche lui era fuori dai punti, adesso si sta giocando l'ottava posizione, pilota dell'Academy Ragioni Racing, può dimostrare tutto il suo talento, blocca l'anteriore sinistra, va al limite per tentare un sorpasso, come potete ben vedere è una pista tortuosa, il sorpasso non è facile qui in curva, soprattutto senza il DRS è veramente complicato trovare un sorpasso. Quindi Mancini con quella partenza ha fatto già il 50% del lavoro, mettendosi davanti a Bettini può essere veramente fondamentale in chiave di campionato stare davanti a Bettini qua questa sera e portare a casa 25 punti. Assolutamente, ha fatto la partenza che doveva fare e che avevamo detto che avrebbe dovuto fare, ha fatto il suo, ecco, perché comunque sapendo che Bettini era così veloce, l'unica maniera per provare a vincere o comunque per non farlo scappare era questa. Però Bettini è veramente incollato, quando Giardinetto ha perso, Alessandro, ha perso mezzo secondo di distacco rispetto ai piloti davanti, a un secondo e due attualmente il gap. Sì. Però comunque in un'ottima terza posizione, Taddei è un po' sparito dietro, Paolo Bettini in quinta posizione, ottimo. Sì, diciamo che sta facendo un po' fatica Taddei rispetto a questi tre, ai primi tre, perché girano tutti in 56-4, 56-3,
mentre Taddei e tutti quelli dietro girano in 56 e 7, 56 e 8, quindi fanno effettivamente un po' più di fatica, un 3-4 decimi che gli mancano. Magari in gara 2 può spingere di più con un po' meno carico, magari si trova meglio, quindi potrebbe comunque provare a prendere una posizione un po' più importante. Vediamo il distacco Taddei, infatti qua non esce completamente fuori, quindi ha perso veramente tanto, non si vedono i gap in classifica, quindi vediamo solo il gap dei primi tre. Io li sto guardando dalla nostra. Esatto, Ah, perfetto, dalle Powered by Corsino. dai nostri Abbiamo mezzi. appunto, quant'è il distacco? Sono balla, diciamo, tra i 2 e i 5 decimi in base alle curve, quindi sono praticamente tutti attaccati. Taddei da Taddei da, no, Giardinetti. da Mancini e Bettini, mentre Taddei 6 secondi, è è uscito fuori. molto lontano, vedo un A secondi 8. più 7 secondi. Più 7, sì. Più Sì, 7, difficoltà. quindi può essere appunto una sicurezza in chiave podio per Giardinetto. Comunque stare lì per Sì, lui sarebbe un chissà ottimo podio. che sì, sono Passanti dubbi sì. Sì, virtualmente. Partirà primo, attenzione, perché è in sesta posizione. lo nominavano prima dalla chat ed effettivamente sta facendo una gran bella gara, eh. Sarebbe interessante vedere il passo, Alessandro, dato che abbiamo i dati, il passo di Romagnoli, Ricci e Di Tommaso che si sono fermati, per capire più o meno dove potrebbero rientrare. Intanto... Ah, Taddei box, Taddei box. Allora, fammi guardare un attimo. Allora, Ricci, ultimo giro 57-1, quindi probabilmente è un giro nel Buono. traffico. Mi sa che è quello che è appena uscito dai box. Mentre Romagnoli passa adesso in 56-9. In realtà è lì, eh. Cioè, Giardinetto adesso ha girato in 56-6, però i primi due hanno girato in 56 basso, 55-8 Bettini, quindi. Sì, perdono un paio di decimi al momento, però vediamo nei giri successivi. Mamma mia, Bettini non molla, 4 decimi, sta lì ancora, da Mancini. Non lo lascio andare proprio. E rimane incollato, incollato come una cozza, direi. Mamma Attenzione, mia, si avvicina una. troppo! E c'è stato il contatto qui, non ho visto bene perché purtroppo ho problemi di connessione. Mi sentite? Sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Hai visto bene tu? Io non ho visto bene cosa è successo, se c'è stato il Mi contatto. sa che l'ha sfiorato di poco, mi sa che non si sono toccati, ma di pochissimo. Incredibile, incredibile. Giulio ha rimesso il turbo, ma è difficile passare qui. Entra in box. Attenzione, cerca qualcosa di diverso. Il pilota Vicentino della Roggioli Racing. Mancini invece continua. E forse ha fatto bene. Forse doveva farlo prima, Alessandro, questa strategia. Forse sì, perché comunque potrebbe dargli un vantaggio rispetto a questi due, visto che comunque il passo non ce l'ha per stare con loro, l'unica è provare un undercut effettivamente. Undercut tentato quando siamo a metà gara. Tanto qui ancora vediamo Passanti che sta risalendo tutta la classifica. Deve ancora fermarsi, ovviamente. Pilota privato che si è iscritto in questo campionato. Una sua bellissima livrea ban ultra bannabile. No, Da Twitch, ovviamente. Ci dissociamo dalla livrea di Passanti. Però, comunque. Ha un buon passo, Daniele, bisogna dirlo, può migliorare tanto questo pilota. sì. Beh, comunque Bettini rientrato in quinta posizione, quindi vediamo, c'è davanti Passardi che comunque è abbastanza lontano, anche se penso che lo andrà a riprendere. Bisogna capire se sfrutta adesso bene le gomme, potrebbe effettivamente guadagnare quello che può guadagnare col suo passo e poi passare Mancini quando farà il pit lui. Vediamo, vediamo. Intanto qui vedo un pochino i tempi, 56 e 2 per Mancini, vediamo poi adesso.
il giro di Bettini appena passerà sul traguardo dopo aver fatto il giro dall'uscita ai pit, che vabbè non è contabile come giro veloce, però anche Giardinetto non sta andando affatto male. 56,7, attenzione Mirko Mancini, 56,027, fa il miglior tempo della gara, se la prende per il momento il giro veloce lo basta di 30 millesimi. 1,56,027 e comunque mantiene il passo che ha avuto fino all'inizio della gara. Dall'inizio della gara comunque sta viaggiando veramente forte Mancini. Sì, ha un passo che sinceramente non ci aspettavamo per niente. Tra un po' rientrerà, dicono, dice Sandro Bacchio dalla chat, potrebbe rientrare, forse sì, per marcare stretto Bettini, anche se non so se Bettini è un po' intrappolato nel traffico. Protezione Bettini e box di nuovo? Bettini e box di nuovo? Spero che non abbia subito un contatto. Forse un drive-thru per l'eccesso di velocità, chi lo sa. Attenzione, potrebbe essere proprio in scena a livello di gara. Rientra nuovamente ai box. Io purtroppo non vedo bene la grafica, quindi mi devi aiutare tu Alessandro, non so in che posizione è scivolato. Allora Bettini adesso è in ottava posizione e a Ricci a 10 secondi più o meno, 9 secondi Bettini Ricci, quindi per il momento attenzione a Romagnoli e Chiaramonte sorpassi, cambio di posizione tra la quinta e la sesta posizione. Mancini mi sa che a questo punto potrebbe avere una vittoria facile tra le mani, eh. Sì, perché questo doppio pit non ci voleva per Bettini, probabilmente avrà preso un drive-thru per eccesso di velocità. Mancini quindi può gestire bene la situazione, probabilmente può anche rientrare e appunto fare una strategia conservativa. Stanno portando a casa, ecco, vediamo se rientra, infatti rientra, mi ha ascoltato perfettamente, rientra Mancini. E vediamo dove esce a questo punto, Bastardi! Dopo il rientro di Mancini dovrebbe essere in prima posizione, quindi qualcuno l'aveva nominato per fare un garone e lo sta facendo. Sì, dovrà fermarsi, chissà dove si fermerà, però comunque è un grande passo finora con le stesse gomme. Sì, diciamo che potrebbe entrare in top 5 Bastardi se tutto va come deve. Vediamo, Mancini è davanti, Bastardi, sì è davanti, quindi bene Mancini che non rimane bloccato con Bastardi dietro, ma Bettini lo vedo, Bettini è questo? Scusate perché... Giulio Bettini sì, terzo, ok, quindi... allora mi sa che ci siamo confusi con l'altro Bettini. Sì, era Paolo. Era Paolo, sì. E Bettini prende la scia di Bastardi però... Vediamo se riesce a stargli davanti. Bastardi ancora sì. Tutto sommato non va male il pilota. Bettini cerca il sorpasso su Bastardi e avviene. Fila. Sì. Avviene, sì. Perde qualcosina qua che va a favore di Mancini. Ma adesso deve ricostruire il vantaggio che aveva guadagnato. E sarà lotta fino alla fine con Mancini per la vittoria. Guarda, Bettini ha appena fatto un 56-1-0-1, praticamente quasi il giro veloce della gara. Sono curioso di vedere se in questo giro riesce a fare un 55 e prendersi il giro veloce. Giro veloce, ricordiamo, vale un punto in campionato attualmente di Mirko Mancini, quindi virtualmente 26 punti sta portando a casa il romano, ma la gara deve ancora terminare e anche il giro veloce se lo possiamo ancora giocare in pista. Eh sì. E intanto Romagnoli anche lui ha un bel passo sul 56 alto, 56,7, probabilmente l'unico, uno dei pochissimi che ha questo passo qua, quindi sta facendo proprio una bella gara. Spero per lui che riesca a recuperare il giardinetto, che se il distacco è bello importante, ma mai dire mai, eh. E infatti 55,957, fa il giro veloce Giulio Bettini, ve lo dico in anticipo. È vero, cioè spoilerato di brutto. Ma in effetti è un decimo sotto il tempo di Mancini, quindi Bettini guadagna un decimo su il suo avversario davanti, quindi tra poco lo rivedremo a caccia della leadership in chiave campionato. Questa è una sfida bellissima,
Devo dire che nei nostri campionati, restando che sia Formula 1, che sia Formula 3, anche DTM, troviamo sempre due o tre piloti che si giocano fino alla fine i campionati, quindi segno di un grande equilibrio e ci fa piacere. Sì, molto, perché queste lotte qui ti scaldano un po' il cuore, diciamo, perché comunque si giocano qualcosa di importante e quindi danno il tutto per tutto alla fine. Assolutamente. Vediamo, allora qua invece... Questo è Giardinetto che è in quarta posizione, un po' bloccato da Passardi. L'abbiamo visto non dare sconti a nessuno, non l'ha dati a Giulio Bettini, non li darà sicuramente anche a Romagnoli che è in quinta posizione. Scusate, è Giardinetto che è in quarta posizione. E virtualmente troviamo appunto Giardinetto in zona podio. Sì, virtualmente. Poi abbiamo Romagnoli in quinta, sesto Taddei. Vediamo un po' rischiare, i piloti qua. Prima ha rischiato Bettini. Mamma mia. Questa volta poi... Giardinetto. Comunque un grande passo di Passardi. Mamma mia, passo. Sì, Passardi non sta girando male. L'ultimo giro è un 59, però quindi rispetto al 56.8 di Giardinetto, effettivamente le gomme iniziano a farsi sentire. Iniziamo a farsi sentire, sì. Non è facile fare tutti questi giri qua a Singapore. Anche un pit può, tra virgolette, calmare il pilota, rilassarsi mentalmente e continuare. Intanto giro veloce per Giulio Bettini! 55, 4, 9, 8, attenzione, mezzo secondo rifilato dai tempi che stavano facendo fino ad adesso. Adesso io non vedo il gap. Aggiornaci tu, Alessandro. Adesso sono circa 6-7 decimi, quindi ha guadagnato un mezzo secondo su Mirko Mancini, che ha comunque fatto un 56.08, quindi quasi il suo giro migliore per Mancini, mentre Bettini è in qualifica. Bettini ha messo il turbo, ha visto che manca poco alla fine e bisogna adesso alzare il tiro, va di nuovo a caccia della leadership, che è Mancini, che è primo in campionato e non vorrà lasciargliela in modo semplice. Con un Giulio Bettini che ha guadagnato la pole position con un gran tempo, adesso deve andare a caccia della prima posizione, ma c'è davanti un certo Mirko Mancini, dominatore assoluto del Mugello di questo campionato, ed è sempre rimasto, sempre andato a podio. Race control, attenzione, Roberto Ricci has been disqualified for... non ho letto bene. Può essere V errato, ecco, quindi probabilmente con l'evento che si è stato fatto questo weekend, probabilmente si è dimenticato di installare l'OSRV corretto. Comunque, Giulio Bettini è qua. Terzo, ora, Passardi sono che... circa 8 decimi adesso, forse mezzo secondo in questo momento, si sta effettivamente avvicinando piano piano. Ultimo giro, adesso vediamo come passano sul traguardo per capire un po' i tempi di entrambi, vedere se l'usura delle gomme per spingere così forte su Bettini può iniziare a farsi sentire, ma io penso di sì. Sì, attenzione, vediamo. Qua si viene doppiato, ma molto corretto, si fa soppiare. E appunto stiamo rivedendo un po' come all'inizio, adesso quando si entra in scia dai 7-8 decimi dietro, inizia a essere difficile tentare il sorpasso, quindi Mancini comunque se la porta a casa, signore, ha fatto un miracolo di freddezza in pista, di nervi saldi, perché tenere dietro uno così veloce come Bettini non è facile. Guarda, i giri che hanno appena fatto, hanno fatto Mancini 55.7 e Bettini 55.7, cambia di 24 millesimi il loro giro, cioè quindi Mancini sta facendo anche lui dei giri pazzeschi, gli unici sotto al 56. Tanto mi sfottano per il mio inglese, vi ringrazio tutti quanti. Il mio problema è la pronuncia, però lo capisco molto e lo so anche pronunciare. L'importante è capirlo. Okay. Ci si fa capire. Tanto è qua il falco, prende il cordolo un po' in modo aggressivo, qua perde qualcosina. Mancini comunque rimane a distanza di sicurezza, blocca l'anteriore, ma è facile bloccare le gomme anteriori. Mancini, 6 minuti abbondanti più un giro al termine, saranno un'eternità per lui. Non vorrei essere al suo posto in questo momento, anzi per tutta la gara. Che gara sarà, Alessandro, anche dalla chat, che gara sarà, ragazzi? Gara 2,
Taddei primo virtuale, e lo conosciamo, Taddei primo. Spara grossa, però in realtà di fare che un colpo, ha un buon passo, certo, è vero, rispetto ai primi due non lo so, Dicono Bettini vince, si può sapere che tipo di gomme stanno montando i piloti? Sono le gomme soft. Attenzione, ancora qui, 5 decimi. Poi c'è l'effetto molla, adesso è un po' più vicino, prende la scia, ma non c'è il DRS. No, però si avvicina, ha guadagnato 2 decimi in questo giro Bettini su Mancini. Ha fatto un piccolo errore Mancini, diciamo. È rientrato Pastardi, vediamo dove rientra, perché comunque ha avuto un passo fenomenale. Guarda, secondo me rientra settimo. Rischia di rientrare settimo, vediamo. E anche sesto? Se la gioca con Paolo, forse anche sesto, è vero. Se la... Ragazzi, se è sesto, Pastardi fa un miracolo, Merita quasi... Sì, è sesto! Cosa ha fatto Pastardi con l'overcut, signori? Cosa ha fatto Pastardi? Rischia di giocarsi il driver of the day di questa gara 1. Però aspettiamo a vedere Bettini che sfiora il muro. È passato Bettini, l'ha passato. Quindi mi sa che è uscito proprio incollato a... Sì. 5 minuti. Mamma mia, che tensione per questi due. Chissà che emozione, che paura di sbagliare, veramente. Perché un piccolo errore vorrebbe dire perdere la gara. Quindi, arriva anche un doppiaggio, che è il doppiaggio di Di Domenico, che può essere anche questo importante, insomma, anche un sospiro in più di tensione per i due piloti che stanno per arrivare al doppiaggio di Domenico. Purtroppo questa sera non è in palla per questa gara di Singapore. Comunque lui è un gran pilota anche da strada, molto correttamente. Adesso 4 minuti e 40 al termine, più un giro. Ancora 5 decimi, il distacco per i due. C'è poco da fare, Mancini non fa errori. Sfiora quasi il muletto, sfiorano i muletti qua a Singapore. Rimane sempre a mezzo secondo il distacco tra Bettini e Mancini, ma non c'è il DRS, quindi sarà veramente difficile. Prende un sorpasso, vediamo il tempo di Mancini, si prende lui! Il giro veloce risponde! E che giro, signori! Ma che gara! Questa è la gara che volevamo vedere tra i due leadership, tra i due che si stanno giocando la leadership del campionato. Clamoroso. Attenzione che va quasi intorno al secondo distacco adesso tra Mancini e Bettini. Attenzione, no, è stato solo un bel distacco. È stato solo, no, mi sa che sta aumentando in realtà, Forse ha perso un po' Bettini, qualcosina, un paio di decimi in questo giro. Questo è stato uno schiaffo di psicologico ai danni di Bettini. Mancini gli ha voluto rifilare adesso il giro veloce, quindi si è tenuto dentro tutto quello che aveva, l'ha tirato fuori a 3 minuti dalla fine, ed è un'ottima tattica per lui, perché se veramente la porta a casa Mancini, ragazzi, allora è lui driver of the day per ora di gara 1. Però Pastardi si vuole giocare la posizione. Sta lì con Bettini, con l'altro Bettini, con Paolo. Vediamo se effettivamente riesce a giocarsi questa sesta posizione. Sì, rimane comunque il distacco. Forse Bettini adesso vuole rispondere al giro veloce. Forse gli ha dato la stessa grinta del giro veloce che ha fatto Mancini. E vuole tentare lui di riprendersi il punto. Rimane lì, ma solo un errore. Mancini è sua, la deve solo portare a casa, non deve commettere errori, perché Bettini non ne ha per passarlo. No, sembrava ne avesse tanto di più in qualifica, ma in realtà era solo un'illusione. E Mirko Mancini ancora 55, 305, mamma, sta volando. Questo è un giro da qualifica. Hanno giustamente finito la benzina, però è un giro da qualifica, che... comunque sì. Una qualifica con gomma usurata, ricordiamolo. Sì, 55.3 fa Mancini e 55.461 fa Bettini, che è il suo giro migliore attualmente in gara, quindi comunque si migliora, ma non abbastanza come Mancini, che sta facendo davvero la differenza in questo finale di gara. Impressionante il passo che sta avendo anche Bettini. Gli unici sotto 56 stanno dando mezzo secondo
a tutti al giro almeno. Pazzesco. Sì, no, un'altra categoria. 11 secondi ha preso Giardinetto rispetto a questi due. Per farvi capire che livello c'è in pista, signori, sono veramente tanti. 12 secondi adesso tra il secondo e il terzo. Taddei comunque sta portando a casa un alto quarto posto, molto costante il pilota. 6 decimi, 7 decimi, rimane identico. Ma che gara sarà gara 2, vedere questi due rimontare che vanno più veloci di tutti quanti. In una pista in cui non si sorpassa. Non vorrei essere nel loro panno in gara 2, perché dovranno, cioè, chi rimane dietro mi sa che rischia di perdere la gara, Devono fare sorpassi in sincrono. Oh, Giovottini, va muro, attenzione. Ho visto che ha toccato il muretto, rischia di aver rotto anche il braccetto. Se è così, ha dato tutto, mi sa. Eh sì, ha cercato di arrivare al limite, ma Mancini è davanti. Girobettini continua ad essere molto vicino, quindi forse non ha ricevuto danni. Roberto Ricci intanto, poco la spina, mamma la mia, no, è andato. Girobettini ha fatto il giro veloce nonostante avesse toccato il muro. 55 249, ma sono completamente alla pari. Stavo andando in 54. Ma di cosa stiamo parlando? Mamma mia, Mancini 55-416 comunque, anche lui un girone. Giorbettini è un po' più vicino adesso. Non è finita la gara. Piccolo errore. Anche perché adesso le palpitazioni aumentano ad ogni curva. E io la conosco benissimo questa sensazione, so cosa sta passando adesso Mancini. Quindi non sarà semplice tenere dietro! No! Mancini che riesce, non so come, stava andando al limite. Ha perso la vettura ma l'ha tenuta, adesso. Mancini respira, bocca aperta. E fa questo, proprio così fa. Wow. Mamma mia. In queste situazioni hai le palpitazioni che saranno tipo 140 battiti cardiaci, se non di più. Mamma mia, sì, adesso magari si abbassano di una trentina. Respiro di sollievo per Mancini, che ha portato al limite il pilota vicentino Girobettini. Adesso Mancini dovrebbe solo concludere con una gara top e rifare un giro veloce e dimostrare a Bettini che Mancini c'è, dopo due gare un po' sottotono in cui si è fatto rimontare un po' di punti da Girobettini. In questa gara è tornata al top Mancini, veramente. E qui la presa di forza, è un bel colpo psicologico, perché comunque aveva dimostrato Bettini avere un giro da qualifica incredibile, ma Mancini in gara, mamma, ha fatto un capolavoro, non c'è altro da dire. Si è preso la posizione di forza in partenza! No! Attenzione Mancini, no, va fuori! Clamoroso! Clamoroso, e Bettini passa! No, è incredibile, non ci aspettavamo! Attenzione! No, questa non mi è mai successa. Cioè, proprio ma sta portando a casa Mancini? Ha preso il cordolo, forse? Eh sì, ha preso il cordolo e l'ha persa. Calo di concentrazione per Mirko Mancini alla fine. No, non ce l'aspettavamo nessuno. Non se l'aspettava nessuno. Clamoroso, cosa è successo? Oh, parole. Incredibile. Troppo, mi sa. Incredibile, Mancini, dopo l'errore di Giulio Bettini, era sua, doveva solo portare a casa, forse stava cercando il giro veloce. In realtà era no, stato... perché l'ultimo giro aveva fatto un 58,6, quindi in realtà stava gestendo, probabilmente si è rilassato troppo e ha commesso un errore che non si aspettava. Clamoroso, clamoroso, cosa sta succedendo qua a Singapore? Si ribalta tutta l'ultimo giro, questo vuol dire che non dovete mai staccare, spegnere il televisore, dovete sempre rimanere qui, perché succede sempre di tutto fino alla fine. Ultimo giro, Mancini la perde in curva 1 e ripassa Bettini dopo averla persa lui nel giro precedente. Cosa è successo in questa gara, ragazzi? Incredibile. E non è finita, perché io mi starei zitto. Bettini, io non parlo più fino alla fine della gara, cioè. Può succedere ancora di tutto fino all'ultima curva qua a Singapore. Mamma mia. Ricci sesto intanto, passa Paolo Bettini.
Vediamo. E mi sa che è finita qui con Giulio Bettini clamorosamente si riprende la leadership di gara 1 e vince lui con il giro veloce pure. Cosa è successo? Mancini ha fatto un capolavoro fino alla fine, fino all'ultimo giro, all'ultima curva. Vediamo se si danno un incrocio di sguardi virtuale i due piloti. Ma cosa è successo? Giardinetta a podio, comunque porta a casa un grandi punti per la scuderia. Quarto Taddei, quinto Romagnoli, sesto Ricci, settimo Bettini che ripassa Pastardi, però Pastardi anche lui è da votare come driver of the day della serata di gara 1. Lanciamo magari un sondaggino mentre c'è il super spot, ci riposiamo perché è successo di tutto, signori. Super spot. E siamo pronti per questa gara 2 che sta per avvenire fra poco. Per chi si è perso i momenti finali, vi siete persi un colpo di scena incredibile. Bettini e Mancini che si sfidano all'ultimo giro, al penultimo giro. Mancini sbaglia quando aveva 10 secondi di vantaggio su Bettini, che aveva appena commesso un errore, ma Mancini fa lo stesso errore che ha fatto quello che era dietro e niente, Bettini quindi si porta a casa questa vittoria, che comunque sono punti importanti per il campionato, e Mancini dovrà provarci
decisamente a E sarà fuoco. infuriato Mancini, ci aspettiamo un infuriatissimo Mancini che parte vicino a Bettini e può riprendersi la posizione in partenza come è già successo. Sì, non scappate per questa gara 2 perché penso che succederà di tutto e di più. Decisamente. Adesso aspettiamo un pochino che si preparano i piloti Gli perché... eventi a questo punto, ricordiamo. Vai, vai, vai. Beh, Singapore, come potete vedere, è questa sera, nowadays, in this time, che la smetto finché non finisce questa gara. Datemi la prossima, datemi la prossima, datemi la prossima, perché il prossimo evento è mi trovo via Questo. incredibilmente. Il prossimo evento è Suzuka. Tra 2 settimane, oh che bella Suzuka però. Bella, Mamma mia, bella. Suzuka, voglio correrla. Commenti tu da solo e la corro. Va bene, poi wildcard. Oddio, questo cos'è? 6 giorni alle big news. E basta. Stay tuned, rimanete connessi con l'aviation. Perché succederà qualcosa di incredibile. Poi qua abbiamo domani, sì? Mi sono perso con le giornate. Domani c'è Zandvoort in Olanda. E correrà il nostro Cacioli e tutti i piloti dell'MKI, ovviamente Andrea Biagioni, Marco Centorino, Barbagallo e tutti gli altri. DTM poi a Sebring lunedì prossimo e là un altro campionato spettacolare, protagonista sempre Giulio Bettini, anche lì però questa volta contro Michele Morelli, un altro guerriero assatanato, assetato di sangue, Michele Morelli, che lo salutiamo se è in diretta. E questo, stiamo aspettando appunto che riparta la gara 2 con la griglia invertita dei primi 6. Allora, hai qualche pronostico, Alessandro? Ho visto la gara 1? Non lo so perché poi mi dicono che tifo Proprio. troppo. Non so se vorrei sbilanciarmi, però diciamo che Mancini e Bettini sono ovviamente i favoriti, anche visto il passo gara che hanno avuto in questa gara. Praticamente hanno sempre, quasi sempre dato mezzo secondo a tutti in ogni giro, quindi cioè, passo Eccolo qua spaventoso. Morelli, è arrivato in chat. Morelli, ti voglio assetato di sangue lunedì, ti voglio assetato come Mancini questa sera, lì lì con Bettini, perché anche purtroppo Baku è finita male per te, per molte persone, devo dire, anche per Ricci, però Sebring, voglio che mi fate urlare, signori, a me e Alessandro che... anche lui si sta divertendo tantissimo. Ci sarò. Eh sì, decisamente. E Ah, comunque poi, dai. colpo di scena per questa gara, non solo per quello che è successo in gara, ma anche per le safety car che non sono uscite. È È vero, la no, è seconda stata la gara. gara più corretta del mondo, signori. Non c'è stato un contatto. Qualcosa di assurdo. Sono contentissimo che dopo vari briefing assurdi. Questo briefing è stato perfetto, quindi Giuseppe Corsino registra quello che ho detto perché lo ridiciamo le prossime volte. Morelli gli piace Sebring. Guarda, Sebring io l'ho messa alla cieca, quando abbiamo fatto il calendario me ne parlavano bene, ma sinceramente non la conosco, quindi sarà divertente anche, cioè so che ci corrono in MotoGP, però non l'ho mai provata. Quindi sarà divertente appunto vedere come va una DTM là sopra, in quella pista, un'altra pista americana. Quindi sarà una bella pista sicuramente. Sì, gli americani le sanno fare bene le piste, decisamente. Un'altra bella pista è anche Austin. Eccoci qua. Grazie. Si riparte tra pochissimo. Sembra di vedere Bettini di nuovo davanti. No, Non dovrebbe sta male. Dovrebbe essere Ricci. essere dietro. Dovrebbe essere Ricci. A meno che non ci sia un problema con la griglia invertita. Ah, Ah, Paolo. Paolo, Ah, è vero, Paolo perché è giusto. l'altro Bettini. Scusate, mi Giusto, scordo giusto, giusto. anch'io che sono fratelli. Quindi Paolo Bettini è sesto.
che al momento è primo, sì. Che me lo ricordavo settimo. Vabbè, ok. In seconda posizione dovrebbe esserci Romagnoli. Vado un po' a memoria. A terza dovrebbe essere Ricci. Oppure Taddei. E vabbè, aspettiamo prima di dire Taddei cavolate. era in quarta posizione, quindi sì, teoricamente sì. Eccolo qua, sì. Wow. Poi dietro c'è Romagnoli, Taddei, no scusate, Mancini e Bettini. Mamma mia, non vedo l'ora che parta. Manca poco, 10 secondi allo start, signori. E si va di nuovo per gara 2. 15 minuti sprint. Non c'è il pit stop, c'è solo guida in pista e bagarre. Si riparte, attenzione, ci siamo con la gara, attenzione, siamo partiti subito. Con appunto l'ottimo spunto di Paolo Bettini che forse si prende comunque la posizione. No, parte bene. Invece Mirko Romagnoli dovrebbe essere lui. Attenzione, c'è un attacco di senza nomi, purtroppo non riesco a capire. Giardinetto, ecco, Taddei Romagnoli, si sì, Mirko rigioca. Romagnoli si è messo davanti. Contatto, forse lag. No. Attenzione, contatto tra Mancini e Giardinetto. No, non è lag. Mannaggia. Non è di Tommaso fuori, di Tommaso ritirato. Cosa è successo? Brutto start purtroppo qua in gara 2. Si sono forse incrociati i due piloti della Carloni Racing. Non ci voleva assolutamente. Perché Un adesso bel Mancini, problema, un guarda, bel posso problema. finire la Adesso gara? Mancini è dodicesimo adesso, eh. Mancini è dodicesimo, ma forse hanno anche subito dei danni i due piloti della Carloni Racing. Però c'è Romagnoli in prima posizione. L'unico superstite della Carloni Racing, dovranno rifare la gara, ma hanno poco tempo, 13 minuti al termine. Bettini invece è in quinta posizione, quarto Passardi, l'abbiamo visto difficile da passare lui. Kevin Taddei in terza, secondo Paolo Bettini, Romagnoli in prima posizione, che è il più veloce in pista, ovviamente, tra quelli che è dietro, anche se stanno arrivando Taddei e Passardi e Giulio Bettini. Amato sesto, settimo Sicolo, ottavo Chiaramonte, nono Banchi. Ricci non c'è in pista, probabilmente per il motivo di gara 1. Eh sì, mi sa che Ricci no, non poteva rientrare con quel problema lì. Allora intanto vediamo. Peccato per quello che è successo allo start. Nando Mancini già riprende la decima posizione, nono Giardinetto. Cercheranno di fare una rimontona, vediamo se anche la regia ci porta dietro per vedere se effettivamente hanno dei danni i piloti. Intanto Giulio Bettini si fa vedere dietro, intanto Romagnoli 59,9, ovviamente è il primo giro per lui. Bettini si fa già vedere agli specchietti di Passardi per cercare di passarlo. Ne ha di più. È Vediamo se secondato riuscirà a chiaramente. passare. Mamma mia, che rischi. A passare in modo agevole, perché l'abbiamo visto anche su Mancini. Va bene che era più veloce, però si prova subito in Nello realtà. stesso punto quasi di gara 1, Passardi non gliela All'esterno. fa facile. All'esterno qua non è facile, va lungo Giulio. Di nuovo nello Vediamo stesso però. punto di prima all'interno Giulio Bettini su Passardi che non gliela fa facile. E c'è gran bagarre di Passardi che rimane davanti al pilota Giulio Bettini. Quando davanti stanno scappando Taddei è vicino a Paolo. Taddei che sta andando quasi a podio. Va lungo. Tanto Passardi. No. Peccato, è andato lungo. Non so se c'è stato un contatto, però l'ho visto andare lungo. Forse No, sbagliato la mi sa che ha staccata. sbagliato la staccata. No, Taddei è molto più veloce di Bettini Paolo. Forse tenterà il sorpasso anche qui, perché Romagnoli sta scappando via. Paolo Bettini vuole questo podio, che sarebbe per lui un'iniezione di fiducia fondamentale. E comunque aveva anche un gran passo in gara 1, quindi non sarà facile per Taddei. Adesso Romagnoli è vediamo. scappato, 2 secondi e 1. Vediamo se Bettini riuscirà a prendere questo podio, che è importantissimo in ottica campionato, visto che Mancini è molto lontano adesso, in decima posizione, ha passato Limongi, ma starà durissima a recuperare posizioni. Non so se abbia rotto l'ala o altro, spero di no per lui, anche se Attenzione Paolo Bettini, facile. qua soffre un po' di aerodinamica. Intanto c'è il giro veloce per Romagnoli che sta scappando via Taddei. Forse si prende la posizione qui.
staccata è davanti, ed è davanti Kevin Taddei, che sta portando a casa una seconda posizione, dando giro veloce per Mancini, che risponde 59-6-9. Sicuramente ha qualche danno, perché il contatto c'è stato, è stato anche abbastanza forte tra i due piloti. Bisognerà anche capire cosa sia successo, mentre la direzione gara starà già valutando. Sì, sai che si sta avvicinando parecchio al giardinetto, perché lo vedo sempre più vicino dai tempi qua che ho in mano. Sì, Mancini è e la passata lo passa, mi sa Mancini? Che Mancini Chiaramonte Chiaramonte, no? sì Chiaramonte è stato passato, sì, da Giardinetti e da Mancini. Guadagnano l'ottava e la nuova posizione, ma c'è appunto Marco Amato, il prossimo da passare per la settima. Sì, sono Giulio Bettini. Bettini ha passato posizione? Paolo. Passa Paolo, sì. Ha già preso, ha guardato un secondo e mezzo in un giro. Tanto vediamo se Taddei ha il passo per andare a prendere Romagnoli, anche se in gara Romagnoli aveva qualcosina in più rispetto a Taddei, quindi non sarà semplice per Taddei. Bettini ha il passo per andarlo a prendere, però 9 minuti in un giro, deve fare giro qualifica il vicentino. Mancini deve cercare di recuperare più punti possibile, arrivando almeno alla posizione di Sicolo. Forse riuscirà a prendere Passardi, anche se Passardi abbiamo visto che ha un grande passo, è in quinta posizione, sarebbe il suo best result ever in questo campionato. Sì, adesso vediamo un pochino quando passano sul traguardo come sono messi di tempo, per capire un po' chi può rimontare su chi. Mamma mia, intanto qua va lungo. Giro veloce per Romagnoli, 56-360, stanno andando molto veloci, ma c'è Giulio Bettini col 56-125. Vediamo se risponde Mancini dietro con Giardinetto, sicuramente farà quei tempi. Tu che hai il monitor dei tempi puoi dircelo meglio. Per il momento non mi sa che non è ancora passato sul traguardo, per cui aspettiamo. Qual è il distacco tra Giardinetto e Amato? Giardinetto Amato, Mancini passa Giardinetto intanto, circa 3 secondi più o meno. Chiedo alla regia se ci può portare dietro, perché comunque Mancini sta facendo un gran rimontone. Qua siamo con Giulio Bettini, ma andrei da Mancini dietro. Intanto qua Passardi da poco la sbinnava. Eccolo qua Amato, che è stato rimontato da Mancini subito con Giardinetto. I due cacciatori della Carloni Racing adesso vanno a caccia del pilota Marco Amato della Joy Academy. Sono chiaramente nettamente più veloci, ma qui nel misto non sarà semplice tentare il sorpasso. Uncinetto, come l'ho detto io qua, l'uncinetto ci prova Mancini, prende la scia, non c'è DRS, ma è molto vicino con la scia. Questo qua copre l'interno Amato. Invece si butta all'interno Mancini, troppo all'interno, non so se ci sia stato un contatto. E Amato non ci sta perché vuole mantenere la posizione, tanto rimane davanti Mancini. E mi sa che adesso però l'ha danneggiata un po' troppo l'ala, dietro rimane anche Giardinetto. Amato comunque in ottava posizione. E il problema è il braccino, il braccino butti via la macchina. Dopo è vinta a 5-6, eh sì. No, no, il braccetto non l'ha rotto comunque, sta andando bene Mancini. No, però è un rischio. Sì, quello sì. Vediamo se ci prova anche dietro, Giardinetto è molto vicino ad Amato. Potrebbe tentare il sorpasso già nelle prime tornate del giro 6. La bagarre è qui. Stanno facendo un gran rimontone nonostante il contatto. Adesso la prossima prenda per Mancini a Sicolo. Mi sa che poi finisce lì, perché sono troppi secondi, mi sa. Non, potrebbe andarlo a prendere quanti in sono? Realtà, ma non penso in realtà. Quanti sono il distacco tra... Tanto qua attenzione Giardinetto su Amato. All'interno, grande staccata, il Giardinetto si prende la posizione su Amato. Sono circa 6 secondi. 6 secondi Mancini li recupera. Sì, sul Sicolo. Però sono 6 minuti, eh. Devo guadagnare un secondo al minuto.
No, sul Sicolo, Mancini e Sicolo sono meno di un secondo, il problema è da passarli, ti dico. Comunque sto guardando un pochino i tempi, che Bettini fa un 55-6, ma anche Kevin Taddei 55-6, Mola. quindi sono più veloce in pista al momento. Mola, sì, Mancini è già dietro a Sicolo. Per la sesta posizione, poi sono i 6 secondi da recuperare. Ancora qua a rischio. Quanti piloti vanno a rischio in quella curva? Alessandro, esagerato. Mamma mia. Forse è dove si può passare meglio in quella curva. Oh, non so se si sono toccati, sembrava quasi dall'impotenza. È incollato. È incollato giustamente, ma è molto più veloce. Attenzione! Kevin Taddei ancora sfilza i giri veloci 55-2. Che tempi che sta facendo Taddei? Sono i tempi che abbiamo visto in gara 1, eh? Attenzione! Eh sì, la Taddei, probabilità. prima Ah, che lunga. rischio! Mamma mia, che paura! È nettamente più veloce Mancini. Su Sicolo. Oh, Sicolo lo porta praticamente all'errore. Mancini lo porta all'errore, No! si gira, per fortuna non rientra in modo da pazzo, perde purtroppo posizione, Sicolo in sfila in decima posizione, passa anche Chiaramonte del team Passione Corse, peccato per il ritiro di Felix Di Tommaso, completamente, probabilmente lui è stato uno di quelli che ha subito il contatto lì con i Calloni Racing a questo punto, vedo Sì, è sia stato Banchi che Di molto Tommaso. fortunato. Guarda che Romagnoli e Taddei non sono lontani, un secondo e uno li dividono. Anzi, mi sa meno adesso, meno di un Sì. secondo Taddei e Romagnoli. Non è ancora detta l'ultima parola per la prima posizione, Allora, eh? Non torniamo è ancora davanti detta perché nulla. Mancini 7 secondi da Passardi deve fare un miracolo, ma Passardi abbiamo visto che è un grande passo e non perde più di mezzo secondo a giro, quindi sarà difficile. Vediamo se davanti Taddei può tentare di andare a prendere la sua prima vittoria in carriera e con che piloti potrebbe farlo, ma Romagnoli è in prima posizione. Vediamo adesso in questo giro che passano come sta andando Kevin, perché sta avendo un passo incredibile in questa gara 2, praticamente lo Sì, stesso è passo di diventato Bettini. pronto. Stesso passo di Bettini. Sul passo di Bettini, infatti Bettini non ha ancora siglato giro veloce. Attenzione, sta per passare adesso, vediamo un po'. Bettini 55-248 intanto. Altro giro veloce per lui. Però c'è Taddei che sicuramente non vorrà cedere la posizione a Giulio Bettini. Perché vuole andare a prendere Romagnoli che è davanti. Si può ancora fare, circa 3 giri alla fine di questa gara 2. Sì, circa Si 3 sta giri. regalando belle emozioni. Passardi intanto che non molla, sta andando a prendere Paolo Bettini per la quarta posizione, bravo Passardi. Sì, Passardi se l'è giocata fino alla fine anche in gara 1 con Paolo Bettini. E sono due piloti veramente alla pari. Si stanno divertendo anche per la quinta posizione. Mancini ha guadagnato quasi un secondo su Passardi, ma non basta. Il distacco è troppo alto. Perché No, fa fatica Passardi perché ha fatto adesso. 56,8, 2 secondi praticamente sopra rispetto ai giri che faceva in gara 1, quindi sì, i danni si fanno sentire decisamente, purtroppo. Vediamo qua se duello ancora per la quinta posizione. Purtroppo non abbiamo i tempi. Non so perché non abbiamo il gap di tutti, ma solo di questi tre. Si è buggata malissimo la nostra C-Tower. Però abbiamo appunto il duello per la quarta posizione, che vale tanti punti in campionato sicuramente. I primi tre si stanno avvicinando tutti, perché mi sa che sono forse in un secondo o meno tutti i primi tre, se non... sì, mi sa che sono tutti i primi tre dentro un secondo, molto vicini. Quindi attenzione, è possibile pagare a tre per gli ultimi giri. Eh Romagnoli sì, deve controlla, appunto, controlla spingere. il distacco tu che puoi. Intanto qua Sì. rimaniamo per la quinta posizione perché Passardi sembra avere qualcosina in più rispetto a Paolo Bettini e adesso è veramente incollato. Si fa vedere gli specchietti. Daniele Passardi vuole la quarta posizione. Ma Bettini non ci sta. Paolo, fratello di Giulio. Staccatona.
di Paolo Bettini che rimane davanti. Passati deve inventarsi un sorpasso, un po' come ha fatto Giulio nei suoi confronti nel secondo settore. Attenzione che ho visto che avete a dei per un attimo a due decimi da Romagnoli. Attenzione, andiamo davanti. Sotto a mezzo secondo, quindi attenzione perché Bettini è anche lui a 8 decimi da Romagnoli, quindi sono tutti e tre molto vicini. Mi sa che sta per venire fuori qualcosa di interessante per l'ultimo giro. Io andrei davanti allora per la gara, che può succedere di tutto come abbiamo visto in gara 1. Taddei vuole tentare qualcosa di impossibile e andare a prendere Romagnoli, che è stato saldo fino all'inizio, però Giulio è molto più vicino rispetto a Taddei. Forse è Giulio che tenterà il sorpasso su Taddei. Eh sì, mi sa che lascia andare Taddei. Allora ci proverà Bettini. Taddei ci ha provato fino alla fine, comunque ha avuto un grande passo. Vediamo se adesso Giulio Bettini ha modo di recuperare in un giro un secondo su Romagnoli e prendersi il sorpasso. Non sarà facile, anche perché abbiamo visto come si difendono bene i piloti della Carloni Racing. Il distacco tra Taddei e Paolo Bettini di 11 secondi, quindi è un'enormità, restando in soli 15 minuti di gara. È tanto. Di Taddei comunque in questa gara. Sì, ha trovato, probabilmente essendo più scarico, si è trovato molto bene. Io ti avevo detto che avrebbe fatto una bella gara 2 con un bel passo, ma non mi aspettavo questi tempi, sinceramente. Ci siamo persi, bravo, ragazzi, ci siamo persi il sondaggio, scusate. No, ma ha vinto Passardi con il 69%, il driver of the day. Secondo me va intervistato, lo intervisteremo sicuramente a fine gara, Daniele Passardi, perché si può giocare anche lui il quarto posto. Ultimo giro di questa gara 2, che anche essa ci ha regalato più che... Oh, contatto tra Bettini e Romagnoli, attenzione, ancora. E sfila Taddei. Non so se c'è stata una frenata al limite di Bettini oppure anticipata, no, di Romagnoli. Bettini che è andato lungo, sì. Mi sa che Bettini che ha esagerato un po'. Per fortuna Romagnoli rimane davanti. È stato fortunato perché era davvero vicino, meno di 3 decimi erano ormai. No, infatti sarebbe stato un brutto finale, ovviamente. Una gara così corretta, ovviamente Giulio Bettini ha sbagliato la staccata. Però Taddei è vicino, 4 decimi, attenzione. Questo ci vuole provare lui a questo punto. Si fa vedere, tira una mezza staccata, si fa solo vedere, la Romagnoli la sta per portare a casa. Vicino. È vicino Taddei, molto vicino, attenzione, può succedere tutto anche alla fine. Kevin Taddei quasi sfiora la vettura di Romagnoli, è incollato, ma qua è difficile passare, manca poche curve per Romagnoli, che può portare a casa un miracolo. Attenzione Taddei, è vicinissimo, qua all'interno, ma copre bene, forse c'è un contatto. Non lo so se c'è stato contatto, ma taglia Taddei. No, ti è girato da solo. Giulio Bettini, secondo, Romagnoli. Romagnoli si gira da solo. Non ho per visto bene. Ricordolo. Sì? No, sarebbe clamoroso. Taddei ha vinto la gara virtualmente. Bisogna capire se c'è stato il contatto. Ovviamente nel caso verrà penalizzato il pilota, ma se l'ha vinta... Se ha commesso l'errore Romagnoli, Taddei ha fatto la gara più bella della sua carriera a soli 12 anni, signori. Kevin Taddei vince a Singapore, gara 2, dietro a Bettini, Romagnoli terzo, quarto Paolo Bettini, quinto Mancini. Perché Passardi cosa ha fatto? L'ha persa probabilmente. No, ha perso la settima posizione, Mancini ripara i danni, rimane quinto, sesto Giardinetto. Comunque Passardi è stato votato come driver of the day e lo intervisteremo tra pochissimo. Cosa è successo qui a Singapore?
qua. Allora, ci siamo spostati. Allora, cosa è successo? Signori, portiamo subito... No, non c'è. Chiamatemi passardi, signori. Chiamatelo. Ma aspetta, ma io non avevo visto questo commento dalla chat perché qualcuno l'aveva chiamata. Chi è che la spinnata di Romagnoli? L'ha un po' sbuffata e l'ha fatta avverare. Mannaggia a lui. Chi è che ha gonfiato Romagnoli? La stringa. Che non Ma Romo dice, oddio, chi lo vuole sentire Kevin su Discord domattina? Farà un po' come Gibilisco quando ha vinto l'F2 con Pino Macri. Mi aspetto che succeda la stessa cosa. Però, ragazzi, penso che sia il pilota più... come dire... più giovane in assoluto a vincere. Direi proprio di sì, decisamente. Aspettiamo che i piloti stanno arrivando tutti, diamogli un attimo per sgranchirsi le gambe e le mani dopo questa gara complicata e faticosa, anzi queste gare. Passardi è qui, ovviamente portiamo Kevin Taddei. Sì, può essere. No, non l'ho. Eccolo qui. E Giulio Bettini che ha vinto gara 1. E podio poi, di nuovo. Ed eccoci qua. Eccoci qua, Giulio. Lui, a me. Vabbè, dai. Giulio, ciao. Eccoci qua. Siamo in interviste, signori. Ci sente Giulio? Sì. Eccoci qua, allora dopo la scorsa gara che sei scappato non sono riuscito a intervistarti, cosa è successo qui a Singapore? Ovviamente in gara 1 ti lascio commentare una gara bellissima contro Mancini fino alla fine. Ovviamente dopo l'errore tuo non pensavi sarebbe successo quello che sia successo. Raccontaci un po'. Beh, durissima, complimenti a Mancini che è stato davvero molto forte. Beh, niente, ho sbagliato all'inizio che mi sono completamente dimenticato chiudere la porta a sinistra e mi ha infilato e da lì dopo, cioè, è difficile sorpassare qui se siamo a pochi decimi di differenza di tempi, quindi ho provato a fare l'overcut col box, però non ha funzionato e alla fine sì, mi sono avvicinato, ho fatto l'errore, ho detto vabbè basta, mancavano due giri. Ho messo i remi in barca, dopo fortunatamente ha sbagliato lui e vabbè, può capitare. È successo a me all'inizio della stagione, abbiamo un po' pareggiato i conti, dai, diciamo così. Da fortuna. Sì, insomma, fortuna, sfortuna, nelle gare c'è sempre. Comunque hai fatto una qualifica fenomenale e ti dimostri di essere il pilota più veloce in qualifica in Pro Fuls al momento, nella storia. Si è dato una dozzina di qualifiche e quindi complimenti sia gara 1 che gara 2. Grazie Alessio. Adesso arriviamo al vincitore invece di gara 2, Kevin Taddei, che non si aspettava ovviamente. Eccolo qua. Signori, 12 anni, il pilota, forse il pilota più giovane della storia del sim racing, non lo so. Allora, sicuramente in Pro Pulse è così. Beh, gara 1 ho avuto una partenza pulita, ho cercato di evitare i contatti, poi purtroppo Romagnoli dopo la curva, dopo il tornantino, mi sa che ha sbagliato la staccata. Non c'è stato un contatto quindi? No, mi sa che è andato lungo la staccata e mi ha portato con lui, mi sa. Poi alla fine è stata una gara abbastanza tranquilla, ho riparato i danni e alla fine ha sbinnato un po' Romagnoli, quindi ho ripreso la quarta posizione, come penso fosse giusto che sia. Gara 2, ho trovato davvero un passo che non mi aspettavo minimamente. Paolo ha fatto un errore, quindi l'ho passato abbastanza velocemente e avevo davvero un ottimo passo in gara. Sono riuscito a prendere Romagnoli molto velocemente. E quindi a un certo punto, ho visto che non riuscivo a sorpassarlo, ho lasciato passare Giulio per vedere se potesse lui.
Alla fine si sono toccati e io mi sono ripreso la posizione su Giulio per vedere se potessi superare Romagnoli con i danni. Alla fine si è girato l'ultima curva, mi sa che ha toccato il tappetino verde e buon per noi. Beh, hai detto i promessi sposi praticamente, Kevin. Beh, sì. Sei... Comunque si vede, dai, sei felice. E Alessio, per... fammi, ti intervengo un attimo, fammi chiedere scusa a Mirko Romagnoli che sono arrivato un pelino lungo. Sì, abbiamo visto, infatti. Lui ha frenato un peletto prima, non lo so, comunque mi dispiace, non era mia intenzione assolutamente di rovinare la gara, mi è sua un po'. No, insomma, no, ci mancherebbe, ecco. Poi conosciamo, insomma, c'è stata correttezza in pista, gara 1 non c'è stato un contatto e voglio congratularmi con tutti i piloti. E, insomma, Kevin ti fanno i complimenti dalla chat, addirittura Maromo dice che sei troppo serio per aver vinto una gara. No, bro. E arriviamo allora al driver of the day, Daniele Passardi, che questa sera ha fatto sognare tutta la chat. Aveva un grande passo, addirittura anche Giulio Bettini ha fatto fatica a passarti. Eccoti, Daniele. È mutato. Daniele? Ah, forse non può parlare, signore. Buonasera, buonasera. Mi sentite? Okay. Sì, Daniele, eccoci. Lo ringrazio per i voti, ma i primi hanno una marcia in più, si vede proprio che... vanno, e quel sesto posto lì lo vedo lì, arrivo settimo, ma manca ancora quello scalino per arrivarci. E niente, è stato una gara... Beh, cosa ti manca, Daniele? Alla fine non lo so, alla fine io ero sulle uova, c'avevo le gomme calde anche, sarà probabilmente assetto, non lo so, ma mi manca quel qualcosa. Anche a Paolo, gli sono stato dietro, Paolo Bettini, gli sono stato dietro praticamente sia gara 1 che gara 2, ma non avevo quello spunto per sorpassarlo. E niente, mi accontento e mi rifarò per la prossima, puntando sempre più avanti. Beh, però sappi che a dicembre c'è un evento importantissimo organizzato da eGameApps, e se dovessi rivincere, ovviamente spero che parteciperai all'evento, se dovessi rivincere il Driver of the Day, hai un buono di 5 euro Amazon che puoi spendere come ti pare, quindi cerca di rimanere su questa onda positiva che hai avuto questa sera. Bene, e ricordo appunto... Complimenti anche ai vincitori e a tutti. Colgo l'occasione appunto, ringrazio Daniele, colgo l'occasione per ricordarvi che sul sito ufficiale racing.propulsegame.com è stato aperto un evento nuovo, che verrà appunto fatto il 3 dicembre, giovedì, e 4, e il 4 dicembre, venerdì, sarà una semifinale e una finale a Silverstone con l'Audi R8 del 2016 GT3, un evento aperto a tutti quanti, un evento al fine di promuovere la cultura della nostra amatissima Italia. Bene, bene signori, io spero vi siate divertiti in questa gara. Volevo ringraziare appunto come sempre Alessandro Farina per il commento. Grazie a tutti, grazie. Dai, a tutti, super affiatati Alessandro, mamma mia, sono già carico per la gara di settimana prossima della DTM. Anch'io non vedo l'ora assolutamente. Grazie a tutti dalla chat, siete stati tantissimi questa sera, vi ringraziamo, vi vogliamo numerosi anche domani in MKI, dove il nostro caciolino cercherà di andare a podio, vero? Andare a muro. No, dai, vogliono tutti un tuo podio. Bene, signori, a domani, vi aspettiamo domani. Buonanotte. Buonanotte.